Buongiorno, signor Marchese. Giorno. S'è svegliato! Signor Marchese, le vuole assaggiare certe primizie che hanno portato? Sì, ma non le susine, mi hanno smosso lo stomaco l'altra settimana. Stavo a letto con la contessina Esmeralda. È una vergogna. Che c'è di buono oggi? Un po' di tutto. Mele, pesche, pere spadone, nespoli. Mamma, dove sta? È uscita mo' dalla messa, signor Marchese. Buongiorno, signor Marchese. Salve, che so? Giallone, ste pesche. Spaccarelle, signor Marchese. Buone? Buongiorno, signor Marchese. Ben alzato, signor Marchese. Così, figlio di sta spaccarella. Grazie. Buona è diventata Rosina. Eccoli! Tenete gente! Pigliate queste primizie! Tenete! Buoni, buoni! Ce n'è per tutti! Tenete! Eccolo! Vendete! Ammazzali quanti sono staccattoni! Buona ha imparato a venire tutte le mattine, ma chi li fa passare? Ma che buono? Come che buono? Buono a chiappare, sor Marchese. Sì, eh? E se lei continua a buttare frutta, roba, e quelli quando se ne vanno? Dici, Licio. Però, Licio, c'è frutta e frutta. Che?
Questa non è frutta. E come no? Guarda, eh. Piè, pigliate gente! Pigliate queste vigne! Le vigne in testa, le vigne fuori! Andate, venite qua! Scappato! Piè, hai visto, Riccio? Che se ne sono andati? Ecco come sono sti straccioni. Prima vogliono la frutta e poi protestano. Certo che una pignata in testa fa male, però fa ridere. Oh. Buongiorno, Camilla. Senti, stamattina? Mm. Di che sa? Di niente. Ma come? Non è possibile. Camilla, perché me lo domandi? Ti dico niente. Riccio, senti un po' il fiato di mia sorella. Di che sa? Di niente. Buongiorno, niente. Zio. Pompeo, dove vai? Uè, Pompeo. Avete visto Don Sabino? Sarà in cappella, perché? Mi devo confessare. Ma se ti sei già confessato stamattina appena sveglio. Roba nuova. A più tardi o no? Sta su, Camino, non è niente. Sveglia, Riccio, ma che te sento un tipo? No, signor Marchese, è che oggi sua sorella c'è un sorcio morto in bocca. Mm. Possibile che lei non sente niente? Me lo niente. Sento, sì, ma non gli voglio dare soddisfazione. Ben alzato, Onofrio. Come va, Rambaldo? Scusa, Onofrio, posso chiederti un grande piacere? Hai visto mamma? Deve essere in terrazzo, solo tu mi puoi aiutare. Di pure, che c'è? Il generale comandante della guarnigione francese ha ordinato a tutti i funzionari pontifici non romani di rientrare nelle loro località d'origine. Ah. Dovrei tornare con tutta la famiglia macerata. Con tutta la famiglia? Pensa. Pure mia sorella? Pensa. La moglie deve seguire il marito. Per forza. Con quei suoi disturbi di stomaco, povera donna. A chi lo dici? Stamattina Rambaccio aveva una chiavica in bocca. Beh, qualche volta l'ha lito un po' pesante. Una chiavica, ti sto di. Riccio, che c'aveva in bocca? Un sorcio morto, signor Conte. Vabbè, i sorci indostanno. Ma che te sei? Ecco, tu che frequenti questi occupanti francesi, non potresti attraverso le tue conoscenze evitarci il trasferimento? Certo, vi sistemo io. Davvero? Come no? Posso contarci? Contaci, siete la mia famiglia carissima. Stai tranquillo, Lambà, vi sistemo a tutti io. Grazie, Onofrio. E di che, figura. Quante volte devo ripeterti che gli atti impuri sono dannosi al corpo e alla mente? Ma sei pentito? Perché l'importante è essere pentiti, eh? Lì per lì mi pento, ma poi... Ma figlio mio, non è possibile che tu venga ogni mezz'ora a confessarti dello stesso peccato. Don Sabino, fategli un forfè. Una soluzione ogni tre manovelle. Mi pare proprio una buona idea. Grazie, grazie, eccellenza. E chi fa da sé fa per tre. Avvicinati. Inginocchiati. Ecco, adesso voglio una pace, tirati sul santante. Questa vale per tre, eh? Olà, il nostro Aron Piperno. Eccellenza. Come andiamo col lavoro? Questo è l'ultimo pannello e poi ho finito. Bene, fa un po' vedere. Ecco. Bello, bravo. Grazie. Mi piace. Ma lo sai che lavori proprio bene? Pipè, guarda che ritocco, non si vede niente. Complimenti, bravo Piperno. Grazie, eccellenza. È un onore servirla, eccellenza. Se lei è contento, questo è il miglior compenso per il mio lavoro. Grazie, Piperno, ma il lavoro è lavoro. Buongiorno, mamma. Hai sentito cosa che hanno cosa? Fatto sti sporcaccioni di francesi? Dice che vogliono far arrivare delle compagnie di teatro dove le parti di donna le recitano addirittura delle donne vere. Sì. Al posto dei castrati? Sì, so tutti una razza di miscredenti e senza Dio. A proposito, Onofrio, di un po', com'è che non ti si vede mai alla messa della mattina? E come faccio a venirci, mamma? Voi alla messa ci andate quando io dormo? Ma che cosa pretendi? Che il Padre Eterno aspetti i tuoi porci comodi? Che te ne vai sempre tutta la notte in giro coi peggiori birbaccioni? Ma, mamma, perché se non dormissi ci avrei qualche cosa da fare? Come la nostra genoflessa qua, sempre col lago il centrino tutto il giorno. Ma che sta a fare? Il corredo. Sì, sempre il corredo ti fai. Ma allora c'è qualcuno in vista, eh? No. Beh, ma non ti sposerai mai se stai sempre a cucì. Tu il corredo te lo devi mettere addosso. Mettilo in mostra, sei cugina mia, che c'hai qua sotto? Ecco, mettete queste. Con queste sì che ti sposi. Bellissime ste mutande. Guarda, ma... Dammele. Dammele. Sono piene di fiocchi, tutte trasparenti. È brava genoflessa. È brava genoflessa. Sicché te metti queste mutande da disonorata che fanno vedere perfino i polpacci. Via, adesso, vai in camera tua, via. Questa sporcacciona. E pensare che a vederla... Già, a vederla non si direbbe. Invece sotto sotto mi sa che è piena di roba, altro che... Sor Marchese, che? C'è giù un ufficiale francese con la carrozza. Ah. Dice di essere il capitano... Sì, è il capitano Blanchard. Sì. Fallo aspettare, me ne ero pure scordato. Un ufficiale francese in casa nostra?
Buona, mamma, stai buona, è un bravo ragazzo. Mi ha chiesto di assistere a una cerimonia del Santo Padre. Io sono di servizio, poi me lo porto con me in campagna. Ma tu te devi essere impazzito. Ma che adesso te la fai pure con i francesi, li possino? I nemici di Dio, sì. Quelli che hanno tagliato la testa al re. Al re, sì, ma 20 anni fa. E poi hai visto mai che vedendo il Papa è colto dalla grazia e riacquista la fede? Vado a cambiarmi, mamma. Ho fatto tardi, se faccio tardi io al Papa gli tocca andare a piedi. Arrivederci, mamma. Ce li fanno, Ricciotto, Riccio, adesso questi che vanno? Che vanno? Sono quelli di prima, sono quelli che hanno preso le pigne in testa. Qualcuno è rimasto sconciato e vanno a essere risarciti. I vossi ammazzali non si meritano niente. Tutte le volte che gli ho buttato quadrini è roba buona. Per una volta che uno fa uno scherzo, vanno i soldi? Vabbè, quelli avranno, va pian po' de Paoli, va. Andiamo, svelti, che ho fatto tardi. Tu, vai a accendere il fuoco. Il fuoco, signor Marchese, sì. Di questa stagione. Ma che ti picci tu? T'ho detto accendi il fuoco, accendi il fuoco. Va bene, subito. Onofrio? Onofrio, questa volta ci siamo! Ho trovato le testimonianze certe di altri 2 miracoli. Con questi fanno 10. Adesso posso davvero introdurre il processo di beatificazione. Della nostra quartina. Senti, zio, tu te sei fissato con sta quartina. Vabbè che è nostra antenata, ma perché la dovrebbero far santa sta quartina? Almeno beata, con i miracoli che ha fatto. Mm. Tutto quello che lei prediceva, tempo 12 ore si avverava. Ma che si avverava? Leggi qua, ci ho passato la notte. E vabbè, che? Guarda. Che? Ecco i soldi, sor Marchese. Sì, portami un bel vassoio. Insomma, che ha fatto sta quartina? Una volta, il 12 maggio del 73, una rosa la punse mentre lei la coglieva per offrirla sull'altare. Disse, tu non hai voluto offrirti alla Santa Vergine e prima di notte... morirai. Beh? Il giorno dopo quella rosa era secca. Asseccata la rosa? E rose si seccano, zio. E il gatto? Che? La graffiò. E lei disse, che tu sia maledetto, che tu possa morire prima che si corchi il sole. E quello al tramonto, mentre si mangiava una lisca di pesce, rimase stecchito. Ma non sarà che sta beata quartina portava iella? Riccio, dammi il vassoio, va. Ecco. Tieni ciò, questa è pronta. Brava gente, mi dispiace. Io non sapevo di farvi del male. Ma ho portato i Paoli. Vi risarcisco tutti. Tenete, pigliate. Godete. Tanto vanno su freddi. Vedrai come ci ridono. Forza, Paoli. Namal, Papa. Viva la Chiesa! Viva Pio Settimo! Ave Maria, Santa Maria, che c'è il Marchese del Grillo qui sotto? Scusate, Santità, non ho visto lo scalino. Ma che non lo sai che il mondo è fatto a scale? Chi le scende e chi le sale, Santità. Sta attento che te faccio scendere quelle di Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo, sì, sì. Guarda, Blanchard, guarda che spettacolo. Alle tue spalle, il centro della cristianità. Guarda il cupolone, Blanchard. Beh, che ne dici, Blanchard? Devi ammettere che ti ha fatto impressione, Che cosa? E che cosa? Il Papa. Non è uno spettacolo unico al mondo? A me la cosa che mi ha impressionato di più, mon ami... Che? È vedere degli uomini che portano sulle spalle un altro uomo, come dei somari. Ma quali somari? Intanto il Papa non è un uomo, ma i rappresentanti di Dio in terra. Ti piacerebbe di portarlo pure a te, va? Quello di Dio? È un peso che mi sono tolto da un pezzo.
Sì, e beh, vabbè, queste sono cose che si dicono. Ma se Napoleone ti chiedesse di portarla a Cavaceccio, tu che fai? Non ce lo porti? Voilà la differenza, mon ami. L'empereur non chiederà mai, né a me, né a nessuno, una cosa simile. E voilà la differenza. Se tu parli male di me e del Papa, io ci rido. Se io parlo male di te e del tuo Napoleone, tu ti incazzi. Moi. Tu ha e tu le francese come tu ha. Merda. No, senza scherzi, ma tu lo conosci bene, sto Napoleone? Abbastanza. Non ti guarda mai negli occhi. Ma è vero che è piccolo così? Scherza, scherza tu. Napoleone, se ti guarda, ti fa paura. Se ti dice una parola, ti infuoca. Poi parti per la carica, come se andassi a fare l'amore. Sì, l'amore, l'ammazzano. Hai fatto molte cariche, tu. Più di 20. Ah, davvero, belle. Ah, le trombe che suonano la carica. Le sciabole che splendano al sole. I cavalli che partono al galoppo sfrenato. A la charge! A la charge! Yeah! Calascia! D'acqua! Dammi a me la frusta! Calascia! D'acqua! Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, contre nous de la tyrannie, les étendards sont grands et levés, formés aux pendants sont grands et levés. Certo che con un inno come questo puoi pure andare a morire. E te frega. Noi che ci avemo? Noi vogliamo Dio, Vergine Maria, ando ci andiamo, la Madonna è il Divino Amore. Però, per avere un inno così, prima bisogna tagliare la testa a tutti i marchesi del Grillo come sì. Te. Sì, e allora mi tengo Noi vogliamo Dio. Meglio. Ma che fai, sta buono? Ma che sei matto? Ma te preoccupare, via con me. A terra! Fuori le borse! Tu, scendi. Scendi giù. Dentro! Dove? Dentro la chiesa? Dentro. Cammina. Sì, sì. Brociard, Brociard, non di niente tu, sta zitto, lascia fare a me. Signor Marchese, sei te? Ma chi è? Don Bastiano? Sì, signor Marchese, sono io. Vieni avanti, vieni avanti. Ti sei messo paura, eh? E paura, spari. Molto la fai con un franzose? No, Bastiano. Per me lui è un uomo, non francese. Io sono amico dell'uomo, non del francese. Ah, ho capito. Come io con Napoleone, Come pozzo nascita. A quello bisognerebbe ammazzarlo 100 volte, però, ma no, tiene due coglioni così come uomo, eh? E poi si è fatto da solo, come me, che prima era un povero prete e mo sono un capobanda. Brociard, lo sai che era parroco, Don Bastiano? Ehi, Franzoso, lo vedi quest'albero dietro le mie spalle? Eh? Te sei stato fortunato che ti ho trovato che stavi in compagnia del signor Marchese, perché se no, io a te, se ti pigliavo da solo, ti sistemavo, ti schiaffavo quattro chiodi e ti mettevo in croce qua sopra, così ti imparavi a rispettare Dio, la Madonna e i Santi. E fatevi il nome del Padre, porca puttana! Fate il nome del Padre. Merda. Sì, sì, fate sentire. Bastiano, racconti la storia tua, che i francesi per la giustizia... Vabbè, insomma... Io ci tenevo due sorelle. Sì, una bella e una brutta. Oh, racconti te o racconto io? No, racconta tu, Bastiano. Allora, io tenevo due sorelle, una bella, bella, ma no. E una, insomma, brutta, ma brutta. Però tenevo il fidanzato e si doveva sposare, sì. Succede che quella bella si fa ingravidare da un barone e getta il disonore su tutta la famiglia. Sì, così il fidanzato di quella brutta non se la voleva più sposare. E io? Io che cosa dovevo fare? Ero prete, ma non ci stavo che io. Io, per lavare l'onda, ero l'unico maschio in famiglia. Allora ho passato una notte di dubbi, d'inferno, ma no, una cosa... E poi l'ho lavata. Ha ammazzato il cugino del barone. Il cugino? Sì, è un parente, no? Per forza. Quello, il barone, il colpevole, se n'era andato a Napoli. Vabbè, lo stesso sangue, va bene uguale. Insomma, ho fatto tutto a fin di bene, a gloria del Signore. Oh! Oh! Allora, segnalo! Brociard, fate il segno della croce. E diglielo al Papa che mi dia sta soluzione, no? Bastiano, mi dispiace, ma il Papa non può. E perché? Ma perché è stato proprio lui a dire che un prete non deve ammazzare, deve perdonare. Ah, il prete deve perdonare e il Papa no. Allora sai che ti dico, Marchese mio? Eh? Che mi perdono da solo. Sì, mi do io stesso la soluzione. È chiaro o no? Prete sono e prete rimango, sacerdote in eterno. Ma come? Io dico messe, comunico, e ovvero no. Sì. Battezzo, consacro, confesso. Sposo.
Ti vuoi sposare, marchese mio? Ti sposa Don Bastiano tuo. No, grazie, adesso no, Bastiano. Ma se mi sposo, contaci. Adesso invece, se tu permetti, ce ne dobbiamo andare. Andiamo al casale mio. Ah, come no? Vai pure, ma stai attento, eh? Ci sono certe bande qua nella zona che non vanno tanto per i sottili, chiaro? Comunque, non ti preoccupare, ti protegge Don Bastiano tuo, eh? Possiamo, Bastiano? Sì, vai pure, ti benedico. Ehi, Franzose, prendi i tuoi soldi, tiè. Tienteli. Come sarebbe a dire? Non li vuoi? Sì, certo che li vuoi. Figlia, borsa, un imbecille. Sì, sì, li vuoi, li vuoi. Bravo, Franzose, così va bene. Oh, signor Marchese, ci avete da fare merenda? Ma no, che merenda? Andiamo a casa mia. Non ti preoccupare. Dagli una forma di pecorino. E un fiasco di vino pure. È quello che ci dico messa. Ma no, non ti disturbare, Pasquale. No, signor Marchese, ci tengo, ci tengo. Grazie per l'ospitalità. Siete stati molto gentili. Arrivederci a tutti. Ciao, Bastiano. Addio, signor Marchese. Arrivederci, Bastiano. Stati bene, signor Marchese. Stati bene. Anche tu, Bastiano. Oh, signor Marchese, senti un buco. Se vedi il Papa, digli che se a me un giorno o l'altro mi gira la capoccia, sai che faccio? Mi faccio anche vescovo, è chiaro o no? È chiaro sì, glielo dico al Papa, sta tranquillo, Bastiano. Ti saluto. Addio, Bastiano. Senti, senti, Bracciano. Ma chi è? Lo senti, è lui, è Bastiano, che ci sorveglia e ci protegge. Dagli altri briganti? E qui i briganti fanno parte del paesaggio. Queste terre? E qui è tutto mio. Fino a dove? Ma non lo so, fino al mare. Eccoci. Siamo arrivati. Ma è stupendo. Sì, trovi? A me mi mette una malinconia, ci vengo mai qui. È tutto rotto, tutto diroccato, abbandonato. Guarda che roba. Ma è questo che è bello. Pensa a quanti pittori sarebbero felici qui. Sì. Ah, fammi conosce. È un luogo ideale per un rendezvous d'amore. E a me lo dici? Ho rovinato i muri, a forza di strofinare. Tiberio! Tiberio! Tiberio, forza! Ma insomma, ogni volta che vengo io, Tiberio si fa mai trovare. Dov'è Tiberio? È morto, signor Marchese. Ecco, è morto. Quando è morto? In primavera, signor Marchese. Oh, poveraccio. Faceva parte del paesaggio, Tiberio. Tu chi sei? Livio, signor Marchese, ai suoi ordini. Ah, bravo Livio. Pensaci tu adesso. Vai, pensa alla carrozza. Sì, signor Marchese. Vai mangiare il cavallo. Sì, eccellenza. Guarda che c'è un cestello col pecorino e un fiasco di vino. Vabbè. Portaci pure una pagnotta di pane fresco. Andiamo. Ecco il vecchio maniero, Blanchard. È aperto, entra, Blanchard. Fa attenzione alla testa, che qui cadono calcinacci dappertutto. Che bel salone, però. Lo vedi, è tutto abbandonato. Non la custodisce più nessuno. Dì, guarda, è rimasto tutto com'era. Arredamenti, mobili di quando c'era ancora il povero papà. Vieni, vieni. È bello. Se vuoi, se ti piace, ti faccio vedere il resto della casa. Vieni, vieni, Blanchard. Vieni, vieni, entra. Come mai è ridotta così? È ridotta così, non ci viene mai nessuno. Io non ci vengo mai, non c'è nessuno che la custodisce, vedi? Comunque è bella, a me piace. Sì? Tu puoi dormire qua stanotte. Che vuoi passare la notte qui? Ci accendiamo un bel fuoco, ci facciamo una cosa alla brace e poi... Ecco lì, avete. Te pozzi, n'ammazzate. Chi è? Lo so io chi è. Brutta! Svegliate! Quante volte devo dire che qui ci devi venire a dormire? E chi è? Fatta via! E chi è? Busta via, brutta strega! Fatta via! Occhio non me venga! Busta via! Ti portacci tu, se ti do occhi te brutto. Pussa via! Vattene via! Ma che fai? Perché, poverina? Sì, poverina. Pussa via, una stregaccia. Che fa le fatture, fa. Ma che strega? Ah, non ci credi? Ah, tu non ci credi alle streghe?
Beh, vedi, quella è una strega. Ah, va, in sorciere, in vrai. Sì, sì, in sorciere. Ridi, ridi. Fa come te pare. Voi siete ancora con le streghe, i briganti, come il Medioevo. E che vuoi fa? Guarda, guarda qua. Ma sono tutte affrescate così le stanze? Sì, tutte affrescate. E chi è l'autore? Ma dicono il Vasari, chi lo sa. Sarà un allievo, forse. Ma che fai? Vieni, vieni, ci accendiamo il fuoco, ci facciamo la bruschetta, ti piace? Una poltrona del 500. Io se potessi sfascerei tutto, va a fanculo il 500, il 600, il 700. Come dite voi francesi? Merda, tout le monde. Mio cognato è di Macerata. È nella lista dei funzionari che devono partire da Roma per ordine del tuo generale Mioli. E tu vorresti farlo rimanere qui? Non ti preoccupare, ci parlo io con Mioli. No, no, tutto il contrario, io voglio far partire. Fallo partire subito, invece. Che è un dramma di famiglia. Un dramma? È una tragedia, Blanchard. Pensa che mia sorella c'ha un fiato che ammazza le mosche al volo. Macerata sarebbe la distanza giusta per non sentirla più. Come sì. Vedi, anche noi nobili ci abbiamo i nostri problemi. Mio cognato è il conte Rambaldo Vitelli. Conte Vitelli? Va bene. Sì, aiutami, Blanchard. Vedrai che ti sarò riconoscente. È veramente un grosso piacere. È vero che tu sei francese e io un nobile romano. Ma la gratitudine è uguale dappertutto. A Roma come a Parigi. Io t'ho conosciuto da poco, ma tu mi hai dimostrato una certa simpatia. Cerca di aiutarmi, va. Ma se tu fossi nato al posto mio, l'avresti fatta la rivoluzione? No, però l'avrei o meno combattuta. Uno scopo, un ideale. Un uomo deve pure averle nella vita. Se no, anche se sbagliato. Vedi, tu mi sei simpatico, ma parli proprio come un franzoso. Ma che te credi, che è facile nascere da una famiglia come la mia? A Roma, col Papa, i cardinali, il Santo Uffizio. Io quando ero ragazzino c'avevo delle idee. Sognavo di diventare chissà che cosa. Volevo fare lo scienziato, l'esploratore, chi lo sa. Ma a chi le dicevo queste cose? Mio padre era un uomo zitto, non mi diceva mai niente. Studi e prega, mi diceva solo questo. Mia madre mi diceva manco quello, prega solo, diceva. Così quando è morto mio padre sono rimasto a vivere con mamma. Mi ha messo un precettore che mi insegnava il catechismo. Mi dava certe bacchettate sul culo, c'avevo due chiappe rosse come un cocomero. Così io mi sfogavo a leggere. Quanto ho letto, c'avevo libri dappertutto. Pure qui, guarda, è pieno di libri. Quando venivo d'estate, mi incontravo con i compagni di gioco e facevamo a gara chi leggeva classici, chi libri d'avventure, chi romanzi d'amore. La notte poi sognavamo. Guarda, guarda, tutto è rimasto come allora, Guerin Meschino, Don Chisciotte, Voltaire. Ah, Voltaire, romantico, perché tu avresti letto Voltaire? Sì, ho letto Voltaire, perché? Quanto mi sono rotto i coglioni in vita mia. Ma l'ho rotti pure agli altri, però. Sempre scherzata, la mattina e la sera, pure adesso. La notte poi sono stanco, morto. E la mattina ricomincio. Dice, ma adesso fai solo scherzi. Perché a Roma che vuoi fare? Che c'è? Chiese, cupole, tetti, gatti, mendicanti. E streghe. Ah, c'è le streghe? Ma sì, che dici? Vieni, vieni, vieni Blanchard, vieni a vedere, ti faccio vedere, guarda, guarda quella laggiù, la vedi? Brutta malefica, stregaccia, zozza infame! Vieni, la vedi? Come gira attorno al fuoco, c'è sta a far malocchio! Brutta vecchiaccia pelata! Ma è una bambina! Ma che bambina? C'ha una testa da uomo, potrebbe avere 200 anni! Dammi i soldi, sa, se no ti faccio la fattura, ti faccio seccare i coglioni! Sì, aspetta, mo ti butto i soldi, vieni Blanchard! Sì, sì, la faccio fa io la fattura! Lasciagliela fare, voglio proprio vedere un incantesimo col diavolo che sbuco dal camino! Il diavolo te lo faccio vedere io adesso. Ma che fai? È una cosa mia. Vedrai i zompi che fa. Yeah. Vieni. Vieni, che ho le mani a quella. Vieni, vieni. Vieni, Blanchard. Vieni, vieni. Vieni a vedere. E cala. A brutta vecchiaccia zozza. Tieni. Ma no, via poverina. Soldi. Ma che poverina? Voglio bruciare. Vieni qua sotto. Via dal volo. Un immortacci sua. Hai visto? Tu non ci credevi a essere che sta attenta è quella di far seccata bene i coglioni. No, ma fammi scongiuro. E che cosa forza? Abbi il bacione.
Ma che fai, Bari? Ma quale baro? Qua non ci so Bari. Ah, non ci so Bari? E sta carta che è? Chi è? Guarda. Alza sto... Io non la vedo. Ragazzi, vai a chiamare la guardia. Oh, me vuoi lasciare? E voi? Vedete qualcosa? Boh, a me che mi importa. Bravi. Ma io mi impiccio. Che t'avevo detto? Qua nessuno vede niente. No, E invece la vedo io. E tu chi sei? C'hai l'occhi buoni assai per vedere quello che non c'è. Fammi vedere se c'hai il fegato. Eccolo qua. Su, dammi la massa. Io. Sto qua, tu. Dove? Ecco. Ecco. Stacco. Eccoli! Vedi, guarda. Che succede? Che sta da... Lasciami sto piede. E bravo Gaetano. Mescito fuori orario. Gioco d'azzardo. Risse con porti cortelli. Son cazzi tuoi. In carrera. A sorba c'è, ma se poi ho chiamato io. State zitti, ci sono col filo mio. E voi con quel cortello che fai? No, no, per lui si tratta di legittima difesa, Bargello. E tu che stai a fare con quel cortello in mano? Di chi è? Che non vedi? Questo è il corpo del reato. Sto ladrone stava a baracco il piede. Gli passava la carta, vedi? E bravo. Dentro anche tu con gli altri, via! No, 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 aspetta, altro! Io non posso essere arrestato che per ordine espresso del cardinal vicario. Sono il marchese Onofrio del Grillo, duca di Bracciano, guardia nobile e cameriere segreto di sua santità Pio VII. Mio coglione, io sono generale comandante Francesco della piazza di Roma, amico indio di Napoleone, e perciò ti schiaffo dente per resistenza alla ronda pontificia. Falsa generalità, nobiltà abusiva, sono cazzi tuoi. In carrera! Allora devo provare a passare via! Ma che fai? Oh. Ma che c'entravo noi? Ma che c'entravo noi? Dai, dai! Io stavo solo a vedere! Silenzio! Che succede qua, Marcello? Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Col mio figlio, signor commissario. Gioco d'azzardo, rissa, a mano armata e falsa generalità. Eccoli sti galantomeri. Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia? Che ci faccio? È proprio lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua. Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare il marchese del Grillo? Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni. E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farai 2 mesi di galera, così ti impari. E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, ieri. Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera. No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso. Naturalmente. Andiamo, Riccio. Andiamo. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per culo, c'è Ubaldo, Contessa De Marchi è stata una bellissima festa, proprio riuscita. Ti devo lasciare, scusami se non ti accompagno a casa, ma il dovere mi chiama. Ciao Cecilia. Ma dove andai a fare danno e adesso? Dove vado? Lo so io dove vado. Ciao Cecilia, grazie per la bella serata. Oh, beh, avete finito? Ecco, stanno a finire. Io vado a vedere se arriva. No, 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 è tutto bagnato, quello se ne accorge. Ieri sera qui c'è stata una bottega, il muro è fresco, un po' si vede. E non si deve vedere, se il padrone se ne accorge, è finito, che scherzo famo? No, ma quando si scherza bisogna essere seri. Fa sparire l'insegna, via. Andiamo, sbrigatevi. Andiamo con sto caretto, via, via, portate la porta. Riccio! Fate presto! Lo sentite, fate presto, andiamo con sta porta, via. Con sto somaro. Eccolo, sor Marchese, sta arrivando. Eccolo, sta arrivando, vedi che non facciamo a tempo, via. Mettete il pisciatore! Via, 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 andatevene via, sparite! Via, 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 presto! Guarda. Ma questa è la bottega mia! No, intanto questa è bottega mia. Che guardi, zozzo? Te faccio arrestare, chiama i guardi, bussa via.
non è via degli banchi vecchi questa? Beh, a via dei banchi vecchi non si può pisciare in pace. E pisciando dove pare. Ah. Ma no, addosso al negozio mio. Ah, aridaie, ambriaco, qui c'è un Vespasiano, che negozio tuo? Ma è tutto bagnato. E beh, certo, ci ho pisciato. Che è successo? Come può essere? Ieri sera c'è. Hai visto che faccia? Stava diventando matto quando ha visto che c'era più il negozio. Quello lo portano al manicomio. Zitto, Licciò. Qualcuno sta scendendo. Guarda un po' chi è. Chi è? La signora Marchesa. Zitto, mia madre. Quella mi porta a messa se merete. Perché? Che ho fatto? Hai sognato di fornicare. Io? Sì. E con mio figlio. Ma chi ve l'ha detto? Lo so e basta. Vergogna. Dammi il braccio. Ma che ci posso fare? Certi sogni ce li manda il diavolo. E allora fateli mandare senza mio figlio. I sogni da mignotta te li fai con un altro. Don Sabino, mi devo confessare. T'ho confessato ieri sera. Sono ricaduto nella tentazione. E vabbè, ma non siete detto ogni tre. Già fatto. Ma figlio mio, vabbè, l'importante è che tu sia pentito, in ginocchio. E quelle soldi non le passi, fidati, Spirito Santo, amen. Riverisco, vai in chiesa con i tuoi. Ecco, andiamo, Licciò. Signor Marchese. Ciao. Tieni, Licciò. Tieni. Buongiorno, zio. Non vieni in chiesa, Onofrio? Sì, andate avanti, adesso vi raggiungo. Figurati. Signor Marchese. Che? Mi scusi se prima di andare a dormire mi sigla due conticini che si sono fatti urgenti. Sì, quando mi sveglio. Sono improrogabili. Sì, improrogabili, piano del culo. Grazie. Dammela, ma queste cose improrogabili. Dove stanno? Qui sul tavolo. Tu però i conti mi devi dare quando io mi sveglio, non quando vado a dormire. Sì. Andiamo. Chi è? Chi è? Chi è? No, no, questo è il calendario. Beh, paga pure questo, che mi importa. Non c'è altro, vero? Sì, ci sarebbe di là Ronne Piperno l'ebanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo. Sarebbe giusto, dici? Credo di sì, signor Marchese. E allora facciamo giustizia. Sì. Fallo venire. A Ronne Piperno. Mo' pago. Tiè. A Ronne Piperno. Vieni, vieni, vieni avanti. Riverisco, eccellenza. Aronne, tu lavori bene. Grazie. Bella boisserie, bella armadio, belle cassapanche, bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso ne puoi andare. Non ho capito, eccellenza. Ah, ne hai capito? No. Ho detto, adesso te ne puoi andare. Me ne devo andare, ma io ci avrei... Che ci avresti? Il conticino. Ah, c'hai il conticino? E dammelo sto conticino. Ecco. Ecco il conticino. Ecco fatto. E perché l'ha strappato? Beh... Che ce faccio? Ma come che ce faccio? E i soldi miei? E non ti do. Come non mi dà? E come? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne i becchi. Ah, ho capito. Mi vuoi fare uno scherzo. Credo. Ecco, bravo. Chiamo lo scherzo. Lei è famoso per gli scherzi, ne raccontano tanti. E allora racconta pure questo, Piperno. Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto. No. Il marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga, io non te pago. Butto fuori. C'è qualche cosa che non va, eccellenza. Ma tutta, Ronne mio. Tanto comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male. Ma io che ci... Non è una buona ragione questa? Sì, eccellenza. E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato per questo fatto? Ma certo, eccellenza. Lo senti? Comunque, se credi di avere ragione, fammi causa. Ma io c'ho ragione. E vabbè, se i giudici da danno, io te pago. Adesso fammi andare a dormire che io sono stato per aiutare. Ci ripensi, eccellenza. No, no. Vengo domani. No. Io c'ho famiglia. E io pure. Ma che devo fare? Se ne devi andare. Ubaldo, ma che ore? È già suonata la terza messa. Chiudete tutto allora, porte, finestre, tutto al buio. E tu, amministratore? Sì. Chiama i miei avvocati e dagli carta bianca per corrompere giudici, uditori, funzionari, testimoni. Ma signor Marchese, le costerà molto di più che pagarlo. Ma che te pinci tu? Io a Ronne Piperno non lo voglio pagare. Voglio vedere se le ragioni di un plebeo morto di fame valgono più degli soprusi che può fare un marchese ricco e potente come me. Sì, eccellenza. Ecco. Ai suoi ordini.
Bravo. Adesso andatevene tutti. Sparite, non mi rompete più i coglioni perché io voglio dormire. Ecco. Sei addormito! Cristi nomine invocato pro tribunali sedentes, anche nostra me definitiva me sentenzia me manamus. AD, 18 febbraio 1809. Accertato dai periti che il lavoro in discussione non è stato eseguito dal Piperno Aronne a regola d'arte. Che Ezian, un antico portale, è stato rovinato e diminuito sensibilmente nel suo valore originario. Che Ezian, provato che il piperno di religione ebraica per portare a termine quel lavoro è rimasto fuori del ghetto oltre la chiusura serale dei cancelli, il tribunale respinge le richieste di piperno Aronne e Banista nei confronti dell'eccellentissimo marchese Onofrio del Grillo e lo condanna alle spese di questo giudizio. E per lite temeraria e reato contro le disposizioni del coprifuoco, ad essere Ezian esposto alla pubblica gogna. Pure. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Santa bravo benedetto, benedice tutte le chiese. Che è morto il Papa, così mi hanno detto in piazza. Oh, Madonna mia! Ma che succede? Deve essere un fatto grosso, Nina! Ma che altro è arrivato al Tevere? Boh! Aspetta un po'! Ma che è la guerra? Ma che guerra? Ma non senti, sono campato a morto! Qualcuno ha dato un ordine. Non è possibile che tutti i curati di Roma siano diventati improvvisamente matti nello stesso momento e tutti insieme. Che sia un'idea del generale Miollì. No, non penso che i francesi si prendano questa libertà. E poi a che scopo, santità? Uno scampanio come questo si fa soltanto quando muore un papa. E questo ai francesi gli piacerebbe tanto. Ecco, ecco, santità. Questi sono i parroci di San Francesco a Ripa, Santa Maria e San Camillo, i primi che abbiamo trovato. Ma per quale ragione vi siete messi a suonare a morto in questo modo? Scusate, Eminenza, io ho avuto incarico di celebrare, dietro pagamento, una messa funebre solenne. Pure io. E io pure. Non è possibile che tutte le chiese di Roma abbiano ricevuto contemporaneamente lo stesso incarico. Qui c'è un intento che non esito a definire provocatorio, sovversivo. Ma chi vi ha dato questo incarico? Un inviato del marchese del Grillo, santità.
Io pensavo che si trattasse dell'anima di uno dei suoi congiunti. E mi hanno pagato anche bene 5 paoli. Pure a me, noi non abbiamo colpa, Santità. Ho capito. Oh, bene, sentiamo che cosa hanno da dirci questi altri. Eminenza, ci sarebbero... No, basta così, cardinale. Basta. Andate, andate. Stavolta il marchese De Grillo ha passato proprio il limite. Noi siamo stanchi di lui e dei suoi scherzi inopportuni. Soprattutto, oserei dire, Santità, in un momento come questo, con i francesi che praticamente occupano la città eterna. Eminenza, li ho definiti inopportuni perché volevo significare proprio questo. Sarebbe bene quindi che il marchese vada per qualche tempo a meditare in Castel Sant'Angelo. Per riflettere sul fatto che la vita non è solo una burla, come lui vorrebbe far credere. Quanta bella giovinezza! Sor Marchese! Che sfugge tuttavia, chi è? Avanti! Sor Marchese, venite che è pronto. Sì? Se no si fredda tutto. Eccomi pronto. Andiamo, Fausti. Mamma ha preparato. È tuo sto scelletto? Sì. Me lo posso mettere? Piade. È venuto un freddo. Eccomi, Sorannita. Venite, Sor Marchese, che è tutto pronto. Che hai cucinato, de buono? So costolette d'abbacchio. Ah, buone. Levate adesso dal fuoco. Sì. Proprio come vi piacciono a voi, Sor Marchese. Butta qua, avanti, ho una fame. Senta, so proprio una specialità. So ascoltadito. Lo so, il dito me lo so ascoltato, ma sono tutte bruciacchiate, so. Per forza, se so bruciate per colpa di ste campane a morto. E da stamattina che mi stanno a rintronà, non ce la faccio più. Eppure quella povera creatura è tutta spaurita. Spaurita? Perché? Ma che c'hai? Stai tutta ingrugnata, non parli, non dici niente. Ma che ce l'hai con me? E c'ha pure ragione. Ce l'ha con voi. Perché st'inverno siete venuto sì e no 3-4 volte. E sta fia mia è sempre triste. Sor Marchese, Faustina mia aveva tanto bene. E me devo voler bene. Certo. Io ho messo su casa. Più del così. E lei dice proprio questo. Il Sor Marchese mi ha messo su una bella casa. Ma non viene mai. Non viene mai a trovarci. Stiamo sempre sole, e perciò che è triste, porella. Mi sa che tua madre dice un sacco di bugie, almeno tu stai zitta, non dici niente, sei più onesta di lei. Sor Marchese, ci stanno i sbirri del Papa, le stanno a cercare. Ecco, lo dice sapevo, dice che vengo. Vengono per lassù. Sì, sì. Oh, madonna mia, che il Papa. Che sarà mai? Il Papa mi vuole, me ne devo andare. E ste belle costolette? Sarà per un'altra volta, così faccio contenta Faustina. Sei contenta? Ciao, Fausti, andiamo ciò. Tornate presto, Sor Marchese, ma raccomando, sì. Mi inchino deferente agli ordini di vostra santità e sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Sì. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, santità? Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo. Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza. Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io? No, santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della santità vostra. Ah, e chi sarebbe? È morta la giustizia. Marchese, non ricominciate con le vostre amenità. Santità, io avevo fatto un torto a un povero falegname giudio. Ma sono riuscito corrompendo giudici, testimoni, uditori, guardie, avvocati, cardinali, abbati, funzionari, periti, amministratori a far condannare quel poveraccio solo perché lui, povero giudio, e io, ricco e cristiano. Comunque, santità, io mi inchino alla vostra volontà e sono disposto ad andare di buon grado in galera, purché in compagnia dei monsignori Ralla, Fanti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci, degli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colle Terzo, Soffici, duca di Sezze, del conte Unter von Kuyper, comandante della Guardia Svizzera, e dell'abate di Santa Maria la Minerva, don Ferruccio... E basta, oh! E a voglia, troppi ce ne so. Tu mi stai decimando tutto il Sacro Collegio e buona parte della Guardia Nobile. Ricordati, figliolo, che la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro. Lo so, santità, giustizia dell'altro mondo. Proprio così, figliolo. E poiché noi purtroppo siamo di questo mondo, ti condanniamo ugualmente a 30 giorni di fortezza. 10 giorni per aver mancato di rispetto alla persona del pontefice, dandolo per morto del che facciamo i dovuti scongiuri. Altri 10 giorni per esserti preso gioco della giustizia di questo nostro regno, facendo condannare un povero innocente. No, e quello l'ho risarcito, santità, voglia. Gli ho pagato 3 volte il suo credito. In più gli ho regalato un terreno fuori porta San Sebastiano. Avesse visto la faccia di Aronne Piperno, non stava più in sede alla gioia. E vabbè, e quindi te li togliamo. E ti diamo un solo giorno. Grazie.
uno per ogni cardinale, per ogni principe, per ogni funzionario da te indotto in corruzione. Quanti sono? Chi, Corotti? Sì, quanti sono? Beh, una ventina. E allora i conti tornano. Sono sempre 30 giorni. Questo è il verdetto emesso dal pontefice Pio VII in qualità di capo del governo pontificio. Come va con quel restauro? Facciamo del nostro meglio, Santità. Continuate pure. Ma, Onofrio. Sì, Santità. Come Papa e come capo della Chiesa di Cristo misericordioso, commuto seduta stante, i 30 giorni di fortezza, in 30 pater ave gloria, da dirsi 30 volte per 30 giorni consecutivi. Ecco, allora a me andrà in fortezza. A patto che tu faccia ammenda e promessa solenne di smetterla con queste tue carnevalate. Sia tranquillo, Santità. Sì, tranquillo. E Rambaldo mio, che vuoi che ti dica? Ho fatto tutto il possibile, ho fatto salti mortali per farvi restare a Roma, ma non c'è stato niente da fare. Ho smosso anche personalità, generali, politici. Che ringrazio, non c'è stato niente da fare. Vabbè. Ma vai a Macerata, oh. Sì. È un capoluogo pieno di vita, c'hai poi la tua Camilla, il tuo Pompeo, starete benissimo. Che tragedia, no? Camilla mia. Guarda come sono gonfia. Lo vedo. A me i dispiaceri. No, è impressione tua, Camilla. Camilla mia. Vedrai che cambia aria, fa bene a tutti, sai? Vedrai, va. Che fai l'imparato? Pure a noi. Speriamo almeno in quello. Lo so, che vuoi fare, Camille? Sono imprevisti questi che capitano ai funzionari. Dici bene tu. Non avvilitevi, eh? Capito? Sì. E dateci notizie. Anche voi. Ecco, basta di ciò. Giglio, vai, vai. Fate buon viaggio. Arrivederci. E divertitevi. Addio, mamma, così presto. Camilla ci ha lasciato, Che c'è, Riccio? Ah, ci stanno Faustina e la madre. Chi? Faustina e la madre. A palazzo sono venuti, ma che sono matti? Comunque l'ho nascosta dentro al frantoio, dice che le devono parlare immediatamente. Ma come si sono permessi? Ma t'hanno detto che vanno? No, vanno a parlare con lei. Beh. Sor Marchese? Che c'è? Che cazzo siete venuti a fare? Che c'è? È una cosa un po' delicata, Sor Marchese. Cioè? A Faustina, diglielo tu. E diglielo. No, non io lo dico. Ve la siete presa che era ancora una creatura, porella? Mo se vergogna. Ma perché? Che è successo? Che hai fatto? Lei niente. Voi che gli avete fatto? Io? Che ho fatto? Non fate finta di non capire, è incinta. Ah, e di chi? A Sor Marchese. Che? De me? E di chi se no? Sei incinta di me? Guardami negli occhi. Sei incinta di me? Sì. Ma si non esce mai, non conosce nessuno, non vede mai nessuno. Voi ha visto e voi l'avete... Ma l'avete che? Oh, da quanto tempo non vado a trovarla? So, più di 2 mesi. Lo senti? E sono 2 mesi che c'ha le mancanze. Ah, giusto, giusto, eh. E beh? Vabbè, queste non sono cose che si possono stabilire. Zitta un po'. Eh? Zitta un po'. Ma che ore? Sono le 6. È già le 6. Allora perché ha suonato 3 volte? Deve essere l'appello segreto del Papa, questo. Oh, che non lo deve sapere nessuno, eh. Convoca la guardia nobile d'urgenza, deve essere una cosa grossa questa. Beh, vabbè, è costo coso che deve nascere, se deve nascere. Ne riparleremo un'altra volta, adesso ho cose più importanti da fare io. Ah, oh, Megera, non ci venite più qui, me faccio io. Ma tu hai capito, sì, che roba. Dopo la soppressione degli ordini religiosi, lo scioglimento del Sacro Collegio e infine... Dopo l'infame decreto che usurpa il potere temporale dei papi e annette gli stati pontifici all'impero di Francia, il sommo pontefice ha deciso la pubblicazione della bolla di scomunica nei confronti di Napoleone, di tutti i suoi sudditi invasori e di quanti collaborino alle loro infamie. Giusto, bene. Ci saranno rappresaglie, non ci illudiamo, Santità, forse durissime, e non è escluso persino contro la vostra sacra persona. Lo sappiamo. Amici carissimi e fedelissimi, tra arresti, imprigionamenti, esili, siete davvero rimasti in pochi. E a voi, pochi, inermi e diciamo pure inadeguati, devo affidare non la custodia e la salvezza della mia persona a cui non tengo, ma la dignità e l'onore della Chiesa di Cristo, che io rappresento. Abbiamo deciso di istituire dei turni di guardia e di sorveglianza ininterrotta del Quirinale. Ognuno di voi
di volta in volta, ne avrà il comando e la responsabilità. Siete voi disposti? Sì! Allora, Principe Marcello di Valmontone. Sei tu pronto a difendere la Santa Romana Chiesa e il Sommo Pontefice, se necessario, fino all'estremo sacrificio? Lo sono. Duca Valerio Lanciani di Ninfa. Sei tu pronto a difendere la Santa Romana Chiesa e il Sommo Pontefice, se necessario, fino all'estremo sacrificio? Sì, sì, lo sono. Principe Gaspare della Quercia. Sei tu pronto a difendere la Santa Romana Chiesa e il Sommo Pontefice, se necessario, fino all'estremo sacrificio? Sì. Marchese Onofrio del Grillo. Sei tu pronto a difendere... Anche tu sei pronto a difendere la Santa Romana Chiesa e il tuo pontefice, se necessario, fino all'estremo sacrificio? Santità, se è necessario. Gagliardo! Ma che fate? Io non mi fido di voi. No, facciamo misura allo svizzero, che è di precisione. Vitte, misura tu. Intanto che misura da fare? Non c'è più speranza per nessuno quando zoppare non chiami. Oh, Moretto, ma tu che fai qui? Sor Marchese, sto a controllare. A controllare che? Non stai di guardia su e muri? Sì, ma ci ho messo tre pollici sulla nocchia gialla. Controllo che non fanno picci. Ah, così fai tu. Invece di controllare i francesi, stai a controllare la nocchia. Ma quali francesi, sor Marchese? Qua da una settimana non succede più niente. Se può dire. Va bene che domani finiamo il turno. Andiamo qua. Tocca a lei, sor Marchese, No, 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 io zoppo per ultimo. Dai, tu, Pescucci. Oh, e lui grattà. Dammi il cordello. Dai, che mi bussano alla porta. E lui gli mette prescia, che si sta a concentrare. Porca zozza, fatemi passare. Oh, ma che zoppa sta ranocchia, vedi come cammina. Guarda. Chi va là? Amici. Dimmi la parola d'ordine. Il grillo del Marchese sempre zompa. Zompa allegramente. Bene, campa. Dove sta il Marchese? Sta a fare zompare ranocchie. Adesso ricominciamo, Sor Marchese. Non mi delude, che dopo ti do un bacio ti faccio diventare una principessa tutta nuda con i capelli biondi. Signor Marchese. Ma ranchietta mia. Che vuoi? Dia retta, lasci sta, che a Via De Panico sta zompare un'altra ranocchia. Sì. Svizzero. Pensaci tu. No. Misura bene, jawohl, Achtung, Zeitung. Jawohl, Macro. Ce l'ho beccata, sor Marchese. Sì. Faustina, eh no? Con chi? Un moretto, riccio, ci avrà 20 anni. Ha zoppato il muro di dietro e si è infilato dentro casa di Faustina. Si è infilato, Dai, dai, c'è cascato. Però se li vuole beccare sul fatto, bisogna che partiamo subito. Porca mignotta, li vorrei beccare sul fatto, ma come faccio? Non posso lasciare la guarnigione, sono il comandante, io. Andiamoci un'altra volta, tanto come c'è stata una volta, ci ritornano. Eh no, Quando lei finisce il turno, quello non c'è più. Mannaggia. Che dici tu? Io dico che chi si gratta la fronte c'ha le corna pronte, sor Marchese. Ma che è sto proverbio? Te lo sei inventato adesso? Capo posto! Sì, signor Marchese. Vieni in rapporto. Sempre in testa la nocchia gialla, signor Marchese. Bene, ma che cazzo stai a dire? Io mi devo assentare una mezz'ora. State allerta, in campana. Va a pigliare il mantello. Namo, Riccio. Namo, apri. Hai capito.
Secondo me non è manco la prima volta. No, eh? È entrato troppo sicuro. Sì, sì, adesso... Riccio, tu va a sorvegliare l'altra uscita, che non scappi. Sono io, Onofrio del Grillo. Ah, il marchese del Grillo, com'è sta visita? Posso? Ma che improvvisata, e come mai sta novità? Che, non me vuoi far entrare? E come no, questa è casa vostra. Ah, meno male che lo sai. Com'è questa? Beh, tutte le ore sono buone per me. Ma Faustina dorme, e poi voi non eravate le guardie al Quirinale, sapevi, son marchese? Eh? Ma siccome io sono il comandante, decido io. Le guardie ci ho messo un soldato, e io sono venuto a dormire con Faustina. Ma non lo sapete che peccato mortale fa l'amore con una donna incinta? Sì, è peccato mortale, ma io c'ho la dispensa papale. Ma te ne vuoi, Anna? Fammi entrare. Eccola. Fausti, guarda chi c'è. Stai pure tutta nuda. E che vedevo di? Magari avrà fatto un brutto sogno stanotte. Sì? Scommetto che si è sognata che arrivavo io. E che? Che c'è qui? Che è questo? Non lo so. Ma come, sono calzoni da uomo? Che fanno questi calzoni da uomo? Di chi so? V'ho detto che non lo so. Non lo sa, dice, di chi so? No, no, sono quelli di mio figlio. Sta a farmi ridare fuori, in Francia. Io la adopero come straccio. Sì, eh? Apposta, mi pareva. E questo? Ammazza, che scarpone. Di chi è sto scarpone? È mio. Guarda che te lo faccio provare come Cenerentola. E vabbè, sì, c'è un uomo. Ah, confessi finalmente, c'è un uomo. È l'uomo mio. De chi? È mio. Sì, signor Marchese. E no? Me dovete scusare se l'ho fatto venire a casa vostra. So vecchia, lo so. Ma c'ho ancora il sangue nelle vene. E tu c'avrai il sangue nelle vene, ma lui ammazza che stomaco che c'ha. Ma chi è sto fenomeno? Ando sta, voglio proprio vedere. No, eccellenza. Ma che c'entri tu? È di tua madre l'uomo, no? E allora? Ando sta, fatemelo vedere. Sono proprio curioso di conoscerlo. Ah, così c'hai ancora il sangue nelle vene. Che volete fare, succede? Hai capito che roba che se deve sentire? Sono tanti di quell'anni che sono. Tanti anni, eh? Così ci hai voluto riprovare. Sono proprio curioso di vederlo. Siate buono. Vieni fuori, fate vedere. Dove sta? Davide nascosto. E come si chiama? Si chiama Marcuccio. Marcuccio, eh? Ando stai, Marcuccio, ando sta? Sta qui, sor Marchese. Ah, sta qua, eh? Marcuccio. Ah. Ando stai, Marcuccio. In tinozza t'hanno messo, via fuori. Marco, non aver paura, perché ti nascondi? Ma lo sai che sei bello? Che bel ragazzetto che ti sei rimediato. Non gli fate male, sor Marchese. No, io gli voglio male, bene, perché? È l'amore mio. Sì, sì. Com'è bello vedere due esseri che si amano. E dammelo sto bo. E così, Marco, tu saresti l'amante di sta vecchia? Sì, ma non gli fate male, perché Faustina, io gli voglio bene. Ma tu lo sapevi di mamma e di Marcuccio? Zoom. Pensa che io ancora non ci riesco a credere. Non credo neanche a quello che mi dici tu. Però se è vero che questa è l'amante tua, fammi vedere come fai l'amore. Cocchi. E cocchi con me. Una donna tua. Ma come faccio? E che modo mandi a me? Sono affari tua. Fa come facevi prima che arrivassi io. Andiamo, cammina. Dove? E dove? Nella vostra alcova di piacere. Cammina. Andiamo, entrate. Resta sempre il mistero però che tu ti spogli in camera della figlia e poi vieni a scopare in camera della madre. Dimmi tu. Andiamo, spogliate. Spogliate! Fatti ammirare, fai vedere queste bellezze nascoste. Ma com'è nato sto grande amore, Marco? Mamma, no! Lo faccio per te, perché questo non ci crede! Mi fa schifo, mi fa schifo! Non credo che te fa schifo, ma che fai qua? Che stai a guardare? È tua madre, un po' di rispetto, non va in camera tua. Ci sto io qua, va, va. Spogliate, andiamo, sbrigate. Non lo vedi, st'amore tuo come freme? Aspetta, dammene cinque. Fuori tu. Vai ad aprire, signor Marchese. Vado. E che adesso? Chi è arrivato adesso? Io! Ma come, sono arrivato in terzo? No, sono arrivato io adesso. Andiamo! Vieni, 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 vieni! Fammi un mo'! Andiamo! Santità, i francesi sono entrati nel palazzo, dal cortile, con le scale.
Chi è le commandant? Non c'è, è sorti un moment. Dov'è l'appartamento del Papa? Eminenza, stanno venendo verso le sacre stanze. Ma nessuno si è opposto. Nessuno ha fatto resistenza. Cardinale Biondi Santi, chi comandava la guardia? Il Marchese del Grillo. Almeno non si saranno fatti male. Procedemus in pace. Santità, ho un compito molto sgradevole e penoso, ma avendo io giurato fedeltà e obbedienza al mio imperatore, non posso esimermi di eseguire i suoi ordini. Di conseguenza, in nome di Napoleone, io vi devo intimare di rinunciare alla sovranità di Roma e degli stati della Chiesa. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo. In questo caso ho l'ordine di condurre Sua Santità dal generale Mioli, che le indicherà il luogo della sua destinazione. La senti questa? Marcuccia, l'amo mio, io sono la donna sua! Vieni, vieni. Se volemo bene, da quando eravamo ragazzini. Ehi tu, vatta a vestire! Roba da matti, tutta sta commedia che avete fatto. E mo, se ve volete vendicare, vendicatevi pure, eccellenza. Ma io mi sono già vendicato. Mi sono divertito. Fausti, ma non era meglio dirmi subito? Signor Marchese, lei ha una certa età. Io sono venuta con lei perché è ricco. Forse pure simpatico. Ma io c'ho un ragazzo della mia stessa età. Moretto, se volemo bene, mi ha messo incinta. Se volemo sposare, fatemi un po' di dote, non te l'avrei fatta. E invece no. Volevate far passare vostro figlio da bastardo. E a me da coglione. E adesso? Non ce la fate più la dote? La dote? In galera ve manda, a tutte e due. Brutti imbroglioni. Altro che dote. E che faccia tosta. A dote. Vabbè, va. Quando battezzate vostro figlio, chiamatevi. Faccia la compagna. Grazie, vabbè. Eccellenza. Grazie, lo chiameremo Onofrio. Eccellenza. Grazie, eh. Vieni. Che, oh? Madonna, che è successo? Che è successo? Che? Ma che? Che è successo? Hanno rubato il Papa! Il Papa, madonna mia! Riccio, ma è vero? Parete sì, l'hanno portato via i francesi! E via su! Porcaccia miseria! Come faccio? Io ero di guardia! Avete visto per colpa vostra hanno rubato il Papa? Nostra! E allora da chi? Se io sto qui, non so pure traditore! Riccio, dai il cazzotto a questo. Ma non ci avevate perdonato? Ma no, è ben altra cosa! Dai il cazzotto, sul naso! Marcuccio! Sul naso! Ma perché? Che ha fatto? Aio! Bravo! Aio! Bello! Aio! Sta buono! Aio! Sta buono, non so perché! Ecco! Non fate male! Un altro buono! Ecco, buono! Buono, buono, sta buono! Ne niente, ne niente! Ma che fa, ecco. Sor Marchese? Guardami, sembro ferito! E come, no? Portatemi a casa adesso! Mamma! Ho fatto il mio dovere! Ho dato il sangue per il Santo Padre! Thank you.
oggi, 17 maggio 1809, noi, Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, prendiamo possesso degli stati del Papa e diamo incarico alla consulta straordinaria di provvedere al passaggio dei poteri dall'attuale governo pontificio a quello imperiale di Francia. Allora è vero, sono proprio donne. Fanno cantare donne, sti matti. In che sanno cantare meglio di noi? Le femmine non sono voci bianche, solo noi lo siamo. No! Mo io famo vedere noi. Sì, sì, andiamo, prendiamo un palco. Mon père, dans des miens m'a dégoûté. J'ai quitté par Jupiter, trop de réveillons lassés. Dans les mers où j'ai cherché, à noyer mon grand savet. Non, 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 ni l'air ni bien, non, 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 ni l'air ni bien, mais c'est le bon du très bon frère. Su, abbandona il vino, ubriacone, dalle onde argentate del mare una nuova dea è nata. Une nouvelle déesse est née. Ma voi francesi, con tutte queste novità, regolazione di Tevere, restauro dei monumenti e ora vere donne che recitano, credete di rendere un servizio a Roma? Certamente. Roma sarà la seconda città dell'impero, una città moderna, efficiente. E così la distruggerete. Roma ha il suo volto che le viene dai millenni, dai suoi re, dai suoi papi. Dai suoi briganti, dalle sue rovine, dalle sue pigrizie. Roma è bella così com'è. Voi siete artisti, pittori, poeti, letterati. Guardiamo un po' al passato. No, no, la verità è che di veri artisti qui non ce n'è manco uno. E che ne sai tu? Chi sarebbe il vero artista? Sì, ma sì. Vieni a vedere la mia mostra. Sì, ma se vi vengono un po' di pecore con acquedotto, un ragazzetto mezzo nudo con ciuffolo in bocca, o Dubovi all'ora del tramonto, voi siete belli che finiti. Poi va a prendere quei francesi che vi tolgono l'ispirazione. La verità è che non c'avete niente da dire. Ecco, questa è la verità. Guarda quei castrati come che girano nelle palle. Ma ste famose donne, quando arrivano? Io vedo solo uomini. Quel grassone, quell'altro zozzone impiccato lassù, tutto qui. Castrato. Castrato? Questa è donna. E che donna? Dai, dai. Pardonnez ma maladresse. Jeunesse oblige. De Cugny, andiamo giù platea. La voglio vedere da vicino. Hai visto che schifo? Si vedono tutte le zinne! Sulle palme, fuggimi in pazzi.
piacerebbe molto poterla invitare a pranzo a casa mia. Con te, naturalmente. Beh, sì. L'importante è che tu sia pentito. Per chi sono sti piatti in più? Il signor Marchese sta arrivando con due ospiti. E chi sono? Ricciotto mi ha detto che sono due signori francesi. Francesi? Questa è Roma, Mascero Micchia. Ma vi assicuro che non siamo tutti ignoranti e incivili come quei quattro scalmanati lì a teatro. Vero, De Cogni? Prego. Ma certamente. Venite, venite, accomodatevi. Beh, non c'è nessuno. E la famiglia dov'è? La signora Marchesa ha chiesto di essere servita nelle sue stanze perché è indisposta. La signorina genuflessa resta al suo fianco per farle compagnia. Il conte zio si è recato al santuario del Divino Amore con l'immagine della Vergine Quartina. Quanto a Don Sabino, oggi è il suo giorno di digiuno. Vabbè, vabbè, basta, ho capito. Aspettate un momento. Ho capito anch'io. E ti assicuro che non importa. No, no, ma non c'è niente da capire. Scusatemi, ci deve essere un contrattempo. Accomodatevi intanto, vengo subito. Mamma, ma chi vi consente di disertare un pranzo con i miei amici? Dov'è finita la tradizionale signorilità della famiglia del Grillo? È questa la maniera di trattare gli ospiti? Prima di tutto i francesi non sono degli ospiti, ma degli invasori. E tu dovresti saperlo meglio di tutti. Perché quella notte in cui il nostro papa fu rapito, io te vidi rientrare, Onofrio, in fin di vita e tutto coperto di sangue, per averlo più volte doverosamente difeso. Ma ho fatto quello che ho potuto. Secondo, i del Grillo, proprio perché signori, non si mettono allo stesso tavolo con dei plebei. Terzo, state attento, Onofrio, perché quei miscredenti che tu consideri amici hanno azzardato alzare la mano sulla sacra persona del pontefice e perciò sono tutti scomunicati. Mamma, il Medioevo è finito. La Chiesa, il Papato e tutti noi siamo finiti. E sono proprio sti francesi che tu disprezzi che hanno portato una ventata d'aria nuova dappertutto. Noi non abbiamo bisogno d'aria nuova, caro Onofrio. E le finestre de sto palazzo resteranno chiuse finché il Papa non sarà tornato. E allora passerai il resto della tua vita al buio, mamma. Perché ricordati che il futuro è nelle mani dei francesi e in quelle di Napoleone che li guida. No, il nostro futuro è nelle mani del Signore. E quel Napoleone che guida i francesi, come dici tu, finirà presto o tardi col culo per terra. E ricordati tu, invece, che morto un papa, se ne fa sempre un altro. E il papa, ma io un altro francese non ce l'ho. Io mi tengo buona questa, ma... E sbucciami sta mela. Olimpia, e De Cugni? Vi ha visto a disagio e... Perché? Se n'è andato? Ma che sei offeso? Forse un poco. E tu, ah? Ti sei offesa? Oh, moi. Io ormai ho fatto l'abitudine a essere maltrattata dai romani. Posso servire? No, non servi niente.
No, Olimpia, non mangiamo qui. Non te fa incantata sto palazzo, qui si mangiano sempre le stesse cose. Te voglio portare io in giro per Roma in un localino caratteristico. Vedrai come mangi bene. Ecco Riccio, Ricciotto! Vieni Riccio, vieni qua. Comandi, sor Marchese. Guarda, io faccio un giretto con Olimpia per Roma. Bene. Ma non vestiti così, ci vogliamo cambiare. Trovici qualche cosa che non dia troppo nell'occhio. Benissimo. Vieni, andiamo, ti faccio divertire io stasera. Mi dispiace, magnate va voi sta merda. Grazie, signor Marchese. 6, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 8. Ma questo è un gioco di bambini? Sì, di bambini. Guarda sotto al tavolo, guarda che c'è, guarda che sventa. Sembra un gioco da bambini. Poi se si arrabbiano, se danno certe coltellate. Questi si ammazzano, sai. Gasperino! Gasperino, c'è tua moglie fuori che te sta a cercare. Ma che dice, oh? Ma che ha detto, mi moglie? Ma chi è Gasperino? Ha chiamato Gasperino. Oh, porta qua. Bello. Che sono? E questi sono rigatoni con la pagliata. E la pagliata? Che cos'è? Che? Beh, meglio che non te lo dico, se no mangiali prima. Dopo te lo dico. Mangia Olimpia, assaggiali. È un piatto tipico della cucina romana. Com'è? Mamma! Mamma! Ecco, vedi, Olimpia, a casa mia. Vieni a casa, ubriaco. La zarone su! I mortacci tui! Non te basta! Ma chi è? Non te bastava te! Ma che pure con le mignò! Ma che cazzo vuoi da me? Invece che Sofia, da mangiare a mignò! Ma mamma, l'ha ammazzata! Chi se conosce? Datemi un coltello! Mamma! Ma che vuoi da me? Ma che vuoi da me? Ma che? Ma che sei matta? In bottega mia! Ma qua! Ma chi la conosce quella? Ma te dico io! Uno sta mangiando in trattoria in compagnia di una signora, arriva la matta. Ecco, questa è Roma, vedi? Ma torno! Trovi fratello e mio padre e torno! E te faccio mangiare due a testa, mignotta! Manicomio! Non hai sentito? Che razza di gente, che canaglia! Oh, vattene fuori pure di... che io non voglio storie! Ma manco io! Ma che, sei matto? Me ne vado subito, chiedi! Andiamo, Olimpia, prima che ritorni alla matta, andiamo! E questo? E questa è merda! Merda per dire che è cattivo. No, no, è proprio merda. Questa è merda. Merda di vitella. So budella. Tu volevi sapere che era. Ecco, è merda. Ma che vuol dire mignotta? Che mignotta vuol dire più tempo. Ma quella donna mi ha detto mignotta. Beh, tu non sai più tempo. Tipo? Eh certo, quella se n'è accorta subito. Che è successo, ragazzo? Vanno a fare esecuzione. Dove? Arriva Grande. Lo senti, Olimpia? Ti ha detto? Sente il condanno a morte. Ti piacerebbe vedere uno che gli tagliano la testa? Oh, oui, oui. Non ho mai visto questo. Mamma mi raccontava della rivoluzione. Hai capito, io piace. Lei andava sempre a vedere, ma io ero piccola. On y va? Allora, andiamo, va. Tieni. Andiamo a vedere. Andiamo, andiamo! Ah, avete anche voi la ghigliottina? E questo è un regaluccio che ci avete portato voi dalla Francia. Prima noi sti lavoretti li facevamo a mano, con accettata, zaccate! Oddio, che cosa orribile! Ma sei barbaro! Barbaro, sì. E questo è più moderno. Vuoi mettere il condannato, sta più comodo lassù. Eccolo! Arrivo! Grazie della mignotta, la so c'è chi tu, Grazie! A morte! Senti come batte, senti. Sì, che sei emozionato. Anch'io, sai? Per lo spettacolo? No, è un'emozione di mano. Levatemi il cappuccio! E ridatemi il mio cappello, forza! Ma quello è Don Bastiano. L'hanno beccato. Ma lo conosci? Chi è? Un amico mio. L'ultima volta, sei ancora in tempo, figlio. Avanti, camin, me. Il condannato rifiuti i sacramenti. Io non rifiuto proprio niente. I sacramenti me li do da solo, è chiaro o no? Io sono stato consacrato prete e prete rimango fino alla morte. E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, eh? Sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti. Adesso inginocchiatevi e chinate la testa davanti a uno che la testa non l'ha chinata mai, se non davanti a questo strumolo qua. Inginocchiatevi, forza! E fatevi il segno della croce. E ricordatevi che
sa pure nostro signore Gesù Cristo, è morto da infarto sul patibolo, che è diventato poi il simbolo della redenzione. Inginocchiati, tutti qua. E segnate. Avanti. E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boio qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo! Bravo! E adesso, boia, mandami pure all'altro mondo! Da quel Dio onnipotente, lui sì, padrone del cielo e della terra, al quale al posto dell'altra guancia io porgo tutta la capoccia! Te lo do io il segnale, eh? Oh, il mio cappello, ridatemi il cappello! Deve cadere con la mia capoccia e non da solo anche. Il cappello. Sei pronto? Vai! Perché? Cosa Scusami, ho fatto? Ma volevo insegnarti una delle usanze più antiche del popolo romano. Vedi, in occasioni come queste, i padri danno uno schiaffone ai figli perché si ricordino qual è la fine di un brigante. E penso che tu lo ricorderai pure tu. No. Namosene, andiamo a dimenticare. Ma cosa facevano quei romani antichi? Che ci facevano? Ci facevano di tutto. Questo è il foro. Affari, mercato, cultura, tribunale, laggiù il tempio delle Vestali e poi indovini, senatori, sacerdoti, mignotte. A proposito, dove piacerebbe far l'amore? Sull'ara di Cesare? Nel tempio di Castore e Polluce o sotto l'arco di Costantino? Castore e Polluce. Castore e Polluce ti piace, eh? Castore e Polluce, ecco, deve stare da sta parte. Vieni, vieni. Se non se lo so portato via, deve stare qua. Aspetta un po', aspetta un po'. Chi è che ringhia? Che stai dando? Buono, buono, buono. No, 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 no. Avanti, brutta la traccia, che vuoi? Au! Corri da rubare le pecore? Puzza! Non sono solo canna presso. Capirai, ste quattro pecore. Andò. Dietro! Olimpia! Olimpia! Olimpia, mandenna, vedi, mi ha rovinato la serata, va a fanculo a te sto burino. Olimpia, ti sei messa paura? Oh, oui, molto. Vabbè, è passata, andiamocene, torniamoci a casa. Onofrio. Pipì. Pipì? Questa è la paura, fallo andare pare. Qui è tutto un Vespasiano, Fai con comodo, Olimpia. Onofrio? Ma che fai? Onofrio! Sto qui, Olimpia! Dammi paura! Onofrio! Olimpia! Vieni! Hai fatto! Corri! Sì, sì! Che è successo, Olimpia? Un altro cane? No! Chi è questo? Ma sei tu! So io! So io? Sì. No, non so io. Ma potrei pure essere io. Ah, questo sai chi è? È Gasperino. Quello che lo cercava la moglie all'osteria, che mi ha scambiato per lui a te per la mignotta. Sì, mi ricordo. È embriaco fracico. Oh, Gasperì, se te becca tua moglie, io non vorrei essere nei panni tui quando torni a casa. Oh! Perché ridi? Rido sì, io questo me lo porto a casa. Come a casa? Lasciami fa. Biccio, vieni qua.
Deve essere un carbonaro, Sor Marchese. Guardi che acqua che ha fatto. Sì, sì. Rigiratelo, tiratelo su. Dai, forza. Piano che si sveglia. Sì, e quando si sveglia questo? C'ha una sbornia. Più puliti di così, le ongui non vengono. No, vanno bene, non è che le mie sono granché. Ne vedi? Piuttosto il naso. Non vedi com'è rosso? Sbiancalo. Un po' di profumo. Namo, mettetelo sotto. Ecco, tiè. Tutto profumato. Ma quanto è bello. So io. Quello che mi dispiace è che domani mattina non c'è sto io quando si sveglia. E quando lo vedrà mia madre. Auricio, mi racconti tutto domani mattina, eh? Sì, sì. Mi raccomando, non mi rovina sto capolavoro, eh? Per carità, Sor Marchese, non si preoccupi. Vada tranquillo, che me lo giostro come se fosse lei. Con delicatezza, comunque, se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. Andiamolo in piazza. Ti saluto, Marchese. Si è svegliato! Buongiorno, signor Marchese. Buona giornata, eccellenza. Dormito bene, signor Marchese? Au! Ma che è qui? Ando sto, au! Signor Marchese, nel suo palazzo! Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta di? È il palazzo, signor Marchese. Io sono Gasperino il Carbonaro. Ma che te? Ma signor Marchese, ci vuole fare uno dei suoi soliti scherzi. Li pensa alla notte. Li pensa alla notte? Ma che è successo stanotte? Lo scherzo me l'avete fatto voi. Fatemi scendere. Ma do cazzo sto? Chi è? Che sei un pupazzo? E quello chi è? Che so io? Signor Marchese. So tutto profumato. Oh mamma, che bella, ma che è successo? Quando sono finito? Ma com'è che sto qui? Io ci sto più che la testa, ma che sto sognando? Signor Marchese, lo scherzo è bello quando dura poco, lo dice sempre pure lei. Chi sei tu? Come chi so? So Ricciotto e questi so Augusto, Ferdinando e Mariuccia, a suo servizio da tanti anni. Ma quale servizio? Chi va visto mai? Chi ve conosce? I mortacci vostri? Ma che volete da me? Don Sabino! Ecco, è mo... Don Sabino, glielo chi? Dica lei chi è. Chi è chi? Ma lui, il signor Marchese. Il signor Marchese? Buongiorno, signor Marchese. Ma che sei in prete? Con i mortacci? Fossi morto, oh. Ma signor Marchese! Oh, ma basta con sto Marchese! Ma me l'hai rotto i coglioni! Ma bene a tutti, da meno! Don Sabino, vada a chiamare Monsignor Terenzio e voi datemi la mano! Sì. Teneteglie le braccia! Vostri. Ma che volete fare? Che volete? Le gambe! Oh, che succede? Il Battista, ma che li fate? Gli ha dato due volte al cervello! Se pensa di essere in carbonaro! Sarà una burla! E se non si calma, bisogna chiamare quelli da Lungara! No, aspetta, oh, che Lungara? Eh sì, quelli con la camicia di forza! No, che camicia di forza? Ma che cazzo sta a dire? Io mica sono matto! Io stavo a strillare perché volevo sapere quello che mi è successo! Non sono matto! Senti, pupazzo, ma che è un matto se calma così, tutto un botto? Non saprei, dice. Io posso essere un po' ubriaco, eccellenza. Mi chiami eccellenza, eh? Ma sono tuo zio, Terenzio. Chi sei, zio? Ma chi t'ha visto? Abbiamo mai sentito strillare. Non c'è chi è, oh? Corra a prendere l'acqua benedetta, molta. Buona questa, oh. Buongiorno, Onofrio. Mosso Onofrio. Che succede? Che succede? Io non lo so che è successo. Che sei pure tu una parente mia. Ma che dici? E che so, se lo sapessi. Qui tutti mi chiamano Marchese. E il monsignore dice che è mio zio. Tu devi essere pure buona. Cerca di aiutarmi, in senso buono, dicevo. Io non lo so, non ci sto più con la testa. Io l'ultima cosa che mi ricordo è che sono uscita all'osteria per pisciare. Mi sono appoggiata a una colonna e poi, mi sono svegliata nel suo palazzo. Ma io che c'è sta a fare? Mica lo so. Ma chi mi ci ha portato, se posso sapere? Tu non sei pazzo, sei posseduto. Ma davvero, sono posseduto? Certo. T'è entrata nel corpo l'anima senza pace d'un carbonaro morto. Eccola. Oh, ma basta con sto morto. Io mi gratto i coglioni, sa. È anche un'anima piuttosto volgare. Chi? Ma chi è quello? E chi vuole che sia? È lei, Sor Marchese.
So io. Ammazzami. Ai oddio! Bisogna esorcizzare con l'aiuto della beata Quartina. Sì. Etter corpore, anime carbonari. Esci! Sì, sì. Tieni fuori! Sì. Tieni fuori, anima persa! Vada dentro! Lascia in pace mio nipote, anima dannata! Santo che voglio fuori di te! Contro la croce della beata Quartina non ci fai niente! Vada dentro! Anima carbonari! Lascia il corpo del marchese! E via! Usso via! Carbonaro, i mortacci tua! Te vuoi andare! Lascia il corpo del marchese, brutto carbonaro! Lascia star marchese! No! Te ne sei andato! Carbonaro! Sei tornato in purgatorio! Onofrio! Eh? Come stai? Come ne senti? Come mi sento? Sei tornato, marchese! Beh! Sono ritornato, marchese! Oh, Austero! Grazie, beata Quartina! Sì, ma io voglio andare a casa mia! Voglio andare da mia moglie, da mia figlia! Fatemi uscire! Mi scusi tanto, ma il marchese non può uscire così, in camicia e a piedi! Non può uscire così al marchese! Eh no! Gli vado a fatta cala carrozza! Che cavalli vuole? Che cavalli? Dammelo uno bianco o uno nero! Come il vino! Pronti! Col cavallo! Andava, Ciccio! Aspetta! In carrozza! Ripiano! Ma che peccato! Se tu non dovevi andare a Parigi, ti portava a mangiare in una trattoriola. A Parigi. Io a Parigi. Tu non sai cos'è Parigi, è la vita, è l'avvenire. Mi aiuti? Come no? Vieni qua. Il marchese del Grillo è sprecato, sì. Ma scegliere il marchese del Grillo è sprecato, sì. È sprecato a Parì, è sprecato dappertutto, Olimpia. Sor Marchese! Che devo dire, questa 18 voglio proprio sentire comandata. Riccio, allora, com'è andata? Ma sor Marchè, tutto da ride, da schiattare da risate. Nessuno mi ha raccontato. No, no, c'è un altro intoppo. Quello c'ha un dubbio. Che faccio, lo leggo, vuole andare a vedere la bottega sua. Ma dove sta la bottega? A via delle Coppelle, al 12. Allora portateci con carrozza, fra una mezz'ora. Olimpia, fatti dare l'ultimo bacio. Ma c'è ancora tempo. Sì. Ma qua l'ultimo? Poi te lo faccio vedere io perché è l'ultimo. Olimpia, pur qua, pur qua, pur qua, me devo sporcare. Avanti! Sor Marchese. Eccola là, la bottega. Beh? Che? Ti sei incantato? Ah, già. Scusa. Lo vede il carbonaro? Con sua moglie e sua figlia, al posto suo. Lo vede? Come non lo vedo, con mia moglie e mia figlia. E allora, se quello è il carbonaro, lei chi è? Eh? Chi so? Che so, il marchese? E allora? E allora che? Io non ci capisco più un cazzo. Boh, o sai che ti dico, andiamo al palazzo, sta a piangere il culo al carbonaro. Ecco fatto. Allora io me vado a fare un goccetto, eh? Dove vai tu? Me vado a fare un goccetto. Vieni qua. Che? Tu vai a portare il carbone al notaro, va bene? Ah, sì, sì, ci va. Vieni qua, aiuto. Il carbone. Datemi sto carbone. Datemelo. No, dammela. Me... Sì, sì, ecco, prendi la schiena. Ecco, avevo finito di lavorare, tu mi dici devo portare il carbone al notaio. Io porto il carbone. Ammazzo mi pesa. Ma dove vai? Eh? Ando vado? Ma se il notaio sta di lì? Sì, lo so, lo so. Che mo dici tu, dove sta il notaio? Che non lo so, dove sta? Sta dell'asta. Sta a far giro più largo io. Buona, buona. Poro Gasperino. Apposta si embriaca quello.
Sor Marchese! Oh, Sor Marchese! Chi è? Oh? Che è successo? È suonata la campanella del pranzo. E guardi che sua madre è morta tirata. Mi madre? Ma che sta a dire? Oh? Mia madre è morta 10 anni fa, poraccio. Ah, Sor Marchese! Ah, no, no, no! Tu dicevi la madre di quell'altro. Ah, mia madre è la Marchesa. Non fammi aspettare su mare perché già ha de cattivissimo umore. Pronti? Eccomi. Non spingiamo. Qual è mia madre? Eccola là, Sor Marchese. È quella? Certo. Ammazza. E chi me va? E chi te riconosceva? Ammazzami se rizzeccolita, se imbittizia di carbone. Nera, nera, sì. Cosa sono queste confidenze? Amate, stava a salutare, mica te stava a dancarci al culo. Oh, no, che? Siete. Sì, sì. Mi hanno riferito. Ma che fa? Me la viene a sedia. Devo farti la bocchetta. Nuova buffonata del carbonaio. Ma con me è meglio che la pianti, è subito. Sì, sì, ma io l'ho già piantata. Me l'ho messo in testa di essere in carbonaro invece del marchese. Si vede che è un ubriaco. Che è? Un dolce? In nomine Patris, e te figli, e te spirito santo. Amen. Figlio, spirito santo. No, ammazzami, buono. È buono, ma lo dai, mi piace. Scarica giù. Butta giù. Ti è basta, ripetilo. Queste manifestazioni plebee sono uno strascico della possessione. La beata quartina ha già fatto molto, ma bisogna dar tempo al tempo. Oh no. Aspetta, oh, che sta a fa? Ma che te ne vai? Metti giù. Giù, lascia la brocca. Oddio, oh. Ma che è sta cagarella? Salsa di tartufi, signor Marchese. Sì, puzza i piedi, puzza. Pussa via, magna d'acqua. Domani ripeteremo l'esorcismo. È ancora mezzo e mezzo. Metà marchese, metà carbonaro. Questo è del carbonaro. E 50 paoli, ecco, eccellenza. Che so, tutti mi? Certo, eccellenza. Mi posso mettere in la sacca e faccio quello che mi pare? Lei è il padrone. È la rendita della tenuta dei parioli. Purtroppo il grano quest'anno è andato così così. Ma che tieni tu i conti? Sono il suo umilissimo amministratore, signor Marchese. E fammi vedere sti conti. Quanto spende mentre sta a casa? Oh. Ma perché? Non si fida di me. Sono generazioni che amministriamo la sua famiglia. Prima mio nonno, poi mio padre, adesso io. Ma che t'offendi? Per esempio, quanto paghiamo il carbone? Fammi sapere. Il carbone? E il carbone, quanto paghiamo? E che possiamo pagare? E che possiamo pagare? Quanto paghiamo? 7 paoli il quintale. E la carbonella? 4. E le fascine per accendere il fuoco? 5 a dozzina. E la legna? E quella non la compriamo, viene dai nostri boschi. La vendiamo. E quanto ce famo? 10 a quintale. Oh, vedi, siamo coglioni. Ma come, compriamo tutto a 3 volte il prezzo corrente e solo la legna venne a metà? Dice, non me fido. Ho fatto bene a vedere i conti. Altro che, se tu me freghi qui, me freghi su tutto. Perciò sei un ladro. Sei ladro tu, tuo padre e tuo nonno. E io mi licenzio a tutte e tre. Aspetta un po', prima la faffagotto, dimmi una cosa. Ma quel vinello che se siamo bevuti giù a tavola, ma come famo noi? Sì, signore, viene dalla vigna del Mascherone. Sì, e quanto ce ne abbiamo? Parecchie botti di quello nuovo più quello vecchio imbottigliato. E dove stanno queste botti e queste bottie, oltre che a casa tua? Giù in cantina. Allora io vado in cantina. E tu te ne vai a fanculo, brutto ladro. Ma che bosco va?
Genuflessa! Genuflessa! Si può sapere dov'eri, eh? Perché non rispondevi? Avevo da fare. Ma come ti sei combinata? Come pare a me. Così si risponde. Non lo faccia mai più. Lo dico ad Onofrio. Ora comincia il rosario. Vuol dire che ne riparleremo dopo. Dammi il braccio. Naturalmente, mio figlio è uscito anche stasera. No, signora Marchesa, se vuole io lo chiamo subito. Provaci, ma tanto non verrà. Invece io credo che stasera verrà. Questa sua, chiamiamola crisi animistica, mi sa che lo sta cambiando in meglio. Molto in meglio. È più attaccato alla casa, si interessa anche ai problemi dello spirito. Ringraziamo la beata Quartina. Ringraziamola. Oh. Namo! Ma che fa, chiudi, oh? All'asta, bene. All'asta, ma porca mignotta, devo finirci a 6-6-91. Namo! Ma chi sei? Io sono il marchese, sono il padrone di tutte le botti. Io la licenzio pure a testa, vaffanculo. Ma vaffanculo te, embriagone. Ma te, ma che fa, spinga il marchese. E lascia, che ti mangio una mano. Aia! Io sono il padrone di tutti i butti, me ne scolo alla faccia di tuo padre, di tuo nonno e di tutti i ragazzi che si bevono tutto il vino. Sono il marchese, io sono il padrone di tutto. Che c'è? Oh? Io stavo in cantina, stavo tanto bene, micio, mi stavo a scolare un vinello del 91. Quando dice, vie che c'è tutta la famiglia, c'è. Che fate? Che vi siete riuniti? Che state a discutere? Tenga. Che è una collanina? Ma che fa? Che fai? Deve pregare. Preghi. Preghi? Che sta a pregare? Ma che c'è il morto, oh? Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Grazie. Gloria Patris et Filio et Spiritus Santo. Santo. Secolo. Christe eleison. Santa Madre. Santa Maria Mater Tafe. Madre Veneranta. Madre Dolorosa. Madre Pedicanta. Ora pro nobis. Madre Cassissima. Madre Purissima. Madre Divine Grazie. Madre Divina. Madre nostra, Santissima, Madre Nostra. Voi altri, tutti via. È ubriaco fradicio. Onofrio. Ma sta male. Bisogna portarlo in camera sua. In camera mia, volete dire? Perché la camera sua sta sopra la bottega del carbonaio quando non dorme nei fossi, sto poveraccio. Che ti credi di aver fatto? Ah, niente. Uno schiribizzo. Mi sono voluto levare una soddisfazione. T'ho voluto dimostrare che hanno ragione i francesi. Siamo tutti uguali. Egalité, cara mamma. Tanto è vero che vi siete tenuti a casa sto poveraccio del carbonaro solo perché io l'avevo vestita da marchese. Mamma, se tu avessi partorito il carbonaro, era la stessa cosa. Onofrio! Anzi, tu lo preferivi, zio. T'ho sentito, sa. Forse vannava meglio a tutti. Perciò tenetevi il carbonaro, perché io me ne vado. Dove vai? A Parigi. Mamma, un uomo come me è sprecato qui a Roma. Ma se non sai fare niente, tu non hai mai fatto niente in vita tua. E te pare niente?
Queste sono qualità che a Parigi l'apprezzano, sai. Savoir-faire è un termine che l'ha inventato e che non ha mai fatto niente come tutti noi. Sa se parima. Tiè, dice non so fa niente. Miau. Che? Che ho? Chi sei? Ando sto. Brutta fiera mignotta di mortacci, tu mai svegliato, stavo tanto bene. Stavo dentro un letto tutto d'oro in un palazzo servito e rivenito. Ma che stai a dire, ambriacone? Brutta strega malefica che mi hai rotto l'incanto. Stavo tanto bene, mangiavo, bevo e tutti i servi come te si inchinavano davanti a me. Fammi inchino, brutta! E lasciami sta! Ah! Lascia, papà! Ma che lascia, voglio strozzare! E poi lo strozzo pure a te così ben imparato a rompere i coglioni a svegliarmi! State zitti quando dorme il marchese! Perché io sono il padrone di tutti qui, comando io! Che stiamo a casa? Che bottega mia questa? Chi è? Chi è? Sì, Marie. Ciao. Buongiorno, Gasparini. Saremo stasera all'osteria, eh? Allora, che se andiamo all'osteria? Mia cara Olimpia, mettete in pompa che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, pars che sasse la vie, che il compagnie je vi appari pur le plaisir de l'amour. Eccellenza, s'accomodi, eccellenza. È passata di qua una compagnia teatrale di tutti i francesi, uomini e donne. E come no, sono passati domenica. Una banda di matti e di mignotte. Sono loro. Vai di ciò, che andiamo bene. Questo mi pare un morto fresco. Andiamo, cammina. E vamo da qui, riccio. Se si può fare una pennica, sor Marchese, ecco grazie, qua. Grazie, riccio. Pure la sdraio ti sei portato. Ma che ti sei portato appresso? Tutto il pazzo. Mi sarei portato appresso tutta Roma, sor Marchese. Sì, Guarda che dobbiamo andare a Parigi, sa. Non siamo neanche in Toscana. Vuoi già ritornare a Roma? No, vabbè. Dicevo per di... Non dicevi per di, ma l'hai detto.
Contadino, ma dove vanno qui? Vanno in su, vanno alla casa. Ma so francese. E beh? Beh che? Sono una settimana che stanno a passare, sono tante. Sì. Su, che? Oddio, mortacci tu, Riccio. Ma che sta a fare? I cavalli non ci stanno più. Sono spariti i cavalli. Porca miseria, Riccio. Tu te sei rincoglionito. Dormi, russi. Mi pisci in testa, te fai scappare i cavalli. E l'hai legati male. Ma come famo? Quelli erano più stracchi di noi. Mica possono essere di tanto lontani. E allora cerchiamoli, no? Tu vado là. Io vado da qua. Buongiorno, salve a tutti, Salve. Che avete visto due cavalli per caso da ste parti? Come no? Uno ce lo stiamo mangiando adesso. Ma che vi mangiate i cavalli così? A brace. Ho capito a brace, ma mica roba vostra, oh. Ah, signor, venivo dalla Russia a piedi, diciamo la fame. Sì. Ma chi siete? Sì, ma soldati. Soldati, mica briganti. Soldati Napoleone. Napoleone ha perso la guerra. Napoleone, dietro. Ma siamo sicuri, oh? Ecco, pensiamo sicuri. Ecco com'è ridotta la truppa di Napoleone. Napoleone è fernuto. In Francia ci stanno pure i russi. È tornato il re. Ma dove andate voi? Frosinone. A Roma. A Foggia. Fammi mangiare. Gambagnano. Dai, cosa? Un cavallo da solo non gliela fa tirare la carrozza. Però in due ci potremmo andare a Parigi in groppa. Oh! Da qui al cavallo non si muove. Se lo dobbiamo mangiare per strada. E certo. Ci hanno ragione loro. Se no a Roma, come ci arriviamo noi? A Roma. Torniamo a Roma. E che può andare in Francia? Da Luigi XVIII? È meglio Pio VII. Dammene un pezzo, Ma il cavallo, sor Marchese? Vabbè, il cavallo. Lo mangiano tutti, che so, il più fregnone io. È mio il cavallo, oh.
Viva Gesù e Maria! Viva la signora Marchesa! Viva la Marchesa! Viva la signora Marchesa! Viva la Papa! Viva la signora Marchesa! Viva la Marchesa! Viva la famiglia del Figlio! Viva Gesù e Maria! Silenzio! E adesso tutti in cappella a rendere grazie a nostro Signore perché ci ha ridato il Papa nostro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Canteremo un Te Deum. Cosa fate qui? Dove vi credete di essere? Signor Marchese Onofrio del Grillo, prego. Il Marchese non c'è. È fuori Roma. Che cosa volete? Che cosa significa questa irruzione in casa mia? Molto spiacente, signora Marchesa. Ordine di arresto. Per mio figlio. Cosa hai detto? Non ci credo, è impossibile. D'ordine del Cardinal Vicario Sua Eminenza Albani, sia preso e condotto in castello il Marchese Onofrio del Grillo per rispondere alla giustizia dei delitti di abbandono di posto e tradimento in complicità con l'occupante corpo di spedizione francese. Ma che succede? Che ha fatto Onofrio? Lo so io che ha fatto, ci ha insozzato a tutti. Ritirate i drappi e richiudete tutte le finestre. Buonasera a tutti, buonasera amici. Allora, Gabosce, vieni qua, Gasperini. No, vado lì con amici. Allora, Gabosce, ti hanno rilasciato. Mette la sigla. Certo che sompa. Vieni, sompa pure tu. Sompa pure tu. Gasperini, sono proprio contento di rivederti. Oste, portaci a salutare. Alla salute, amico mio. A Gasperini, raccontaci un po' di quando eri marchese. Ma che mi sappia per culo? No, ma Gasperi, ma che scherziamo? E Gasperi, sabbono, no, c'è Gigi che c'ha la vigna per lete, non lo sa. Raccontagli un po' a lui, no, che sa niente. Dai, dai, prima bevi e poi racconta. Ma che cazzo di Velleti? Ma te che vigna sta a parlare? Quello mio sì, la vigna è il mascherone. Quello sì che è vino. Ma quello non è vino, quello è un sogno. È un sogno, un sogno sì. Raccontagli del palazzo. Il palazzo, il palazzo. Quella è una favola, non è un palazzo. Ma digli di cavalli, dei carrozze, che te svegliavano la mattina con la cioccolata. Roba da mati, eh? O vedi mi sappia per culo. Ma no. No, mi sappia per culo, sai, finché si scherza, si scherza. Ma no. Ma no, Gasperi, per carità. No, onore, no. Siamo fra amici. Io mica sono matto, che sono matto io? Non sono matto. T'ho visto che stai a fare così. Il signor Marchese del Grillo. Ma me ne hanno affanculo pure te. Stavolta l'ho riconosciuto subito, signor Marchese. Che dici a me? Sì, signor Marchese. Vi ho trovato e vi devo accompagnare al cardinale vicario. A me? Sì, signor Marchese. A ridirlo un po'. Chi so io? L'illustrissimo signor Marchese del Grillo. E stavolta non mi sbaglio. Avete sentito tutti? Chi è? Ando sta la carrozza? Fuori! Andiamo! Elenchi, santità, i contumaci e gli arrestati. Vicino a ogni nome c'è una proposta di pena secondo i criteri di clemenza che abbiamo deciso di adottare. Sentiamo.
Don Livio Cerretani, 3 mesi di fortezza. 2 mesi. Monsignor Dario Casiraghi, referendario, 1 mese di clausura. No, è vecchio, poverello. Donna Lucrezia Santobrandini, sua zia Gerundia, 2 mesi di clausura. Benissimo, con l'aggiunta del silenzio e della preghiera. Marchese Onofrio del Grillo, 1 anno di confino. 1 anno? È troppo. Ma è poco. Sì? Ma c'è bisogno di una lezione molto più severa. Decidete voi, santità. Condanniamola a morte. Ma è da Papa Sisto che non si condanna a morte un nobile. E poi, non è uno dei vostri figli prediletti. Ma che figlio prediletto di... Non mi fare parlare, cardinale. Fucilazione. No. Tagliamogli la testa. Voleva la giustizia. E l'avrà. C'è sempre il fatto che lasciamo condannare un innocente. Noi sappiamo benissimo che quello non paga per i misfatti di Onofrio, ma per i suoi. Quali? Come quali? Zitta tu! Ha fatto da padrone in casa nostra. Ah beh. Per me la morte è troppo poco. E poi chi muore? Un carbonaio in più, un carbonaio in meno. In fondo possiamo sempre considerare che, poverino, ha il paradiso assicurato. Scusate, ma voglio dire, è utile. Onofrio risulterà morto. E quando torna, che fa? Il tempo cancella tutto, Camilla. Prima cosa restare vivi e poi si vedrà. Vabbè, non fiato più. Ecco, meglio. Pensiamoci ancora. Dormiamoci sopra, no? No, no, io voglio dormire tranquilla. Facciamo come Nerone, pronti? Via. Guarda, la tracca è... Sta più fredda, padre, chi stanno a far fuori? Il marchese del Grillo. Chi? Scherza, scherza, ma so cazzi sua. Ma che sta a dire sto frate? Eccolo! Madre castissima. Ora pro nobis. Madre inviolata. Ora pro nobis. Passa spirituale. Ora pro nobis. Passa onorabile. Ora pro nobis. Rosa ora mistica. Ora pro nobis. Suris divina. Ora pro nobis. Suris eternia. E Gasperino. Sor Marchese, l'ora. Ora pro nobis. L'ora, sor Marchese. Ecco il Marchese. Io sono Gasperino il Carbonaro. Ah, oh. C'ho una moglie, una figlia e voglio bene alla famiglia e al padre. Boscio, ma chi sei tu? Pulcinella? E lascia che vado da solo. Io lavoro tutto il giorno a sparare il carbone e la sera mi piace a stare con gli amici a bere un goccetto. Poi comincio con un goccetto e finisce che me ne bevo una botte. Ma come l'hanno preso? Ma poi perché? Ah, oh, ma non sono ubriaco, non capisco più un cazzo. Divento un pallone, marcio da terra, vado su, su. Volo e vi vedo tutti che camminate come formiche. E dal cielo vi piscio in testa a tutti. Ma no, non è possibile, il Papa non può farmi tagliare la testa a me. E veramente gliela fatta io a quello, sor Marchese. Ah. Signor Marchese, è l'ora. È l'ora? E sta buono, ne so parlare con amici. Poi è da un po' di tempo che mi sogno di essere diventato un marchese. Tutti mi si inchinano, tutti si mettono in colombrina. Marchese di qua, marchese di là. Ha scherzato sempre nella vita e adesso scherza anche nella morte. Beato lui. Dice, bene, sei marchese. Bene un cazzo, mi avete arrestato. Signor Marchese, l'ora. È l'ora, dice, è l'ora di mandarlo a fanculo sto frate. Ma che ho fatto di male, scusa? Ma no, no, non fa sul serio. E mo vediamo, Se gliela fa tagliare la testa, facela sul serio. Oh, sta a sentire questa. Stamattina sono venuti, dice, signor Marchese, dica la sua ultima volontà, qual è il suo desiderio? Ma che me lo domandate? Portatemi un secchio di vino che io mi embriaco. Dice che adesso mi hanno tagliato la capoccia, è vero? Sì! Allora io ve lo dico, la capoccia è buono tagliare, quella del Marchese del Grillo, invece io sono Gasperino il Carbonaro. Come la mettiamo? Voi fate come vi pare, perché la testa che volete voi non è la mia. Signor Marchese, l'ora! Ma che cazzo vedete voi?
Tanto siamo in un sogno, siamo tutti in un sogno, io pure sono un sogno. E l'ora? Ah, ecco, meno male, l'ora è andata a dormire questa. Ah, boia! Andosa, boia! Prima che Maria sta accettata. Svegliami se mi addormo, che voglio vedere come sono senza capoccia io. No, no, adesso basta. Aspetta! Fermi! Fermi! Sospendete l'esecuzione. Che ti avevo detto? È uno scherzo. Hai visto? Pure il Papa si è messo a fare scherzi da prete. Sua Santità, Papa Pio VII, nella sua magna clemenza, concede la grazia al condannato Marchese Onofrio del Grillo e ne sospende l'esecuzione. Commuta pertanto la pena di morte in 6 mesi di riposo. Bravo e viva il Papa! Secondo le regole di quasi trappisti. Bene! Bravi! Viva! Liberate il prigioniero e portatelo nel suo palazzo. Evviva! Bene! Evviva il Papa! Buttamolo là, davanti a bottega sua. Ecco, allora no, pensavo. E allora? Quando sto? Ma che? Chi sei? Ma che è la bottiglia mia questa? Oh! Oh! Ma che mi ha svegliato? Non ti bella! Bella, benedetta, mi hai svegliato! Vieni qua, benedetta! Quando sta? Vieni qua, figlia mia bella! Vieni qua! Fate del baciato! Non mi avete svegliato, che sogno che stavo a fare, come sto bene a casa mia, come bello il carbonaro. Oh, io ero marchese, a uscire in quel momento me lo tagliava la capoccia. Dica, oh, ma come la capoccia? Ma è portato, c'era un frate in filo della mignotta e mi diceva, e allora? Santità, perdonatemi. T'ho già perdonato, Onofrio. Sono sicuro che lo scherzo che ti ho fatto ti ha levato la voglia di fare scherzi per sempre. Mai più, Santità. Hai avuto una gran paura, eh? Veramente paura poca, anzi niente. Perché la testa che stava da pattaglià non era mica la mia. Ma come, non eri tu? Eh no. E chi era? Era un Poro Carbonaro, preciso a me. Ricominciamo? Il mondo è fatto a scale, Santità. Mi farei rompere l'osso del collo, tu. Beh, morto un papa, se ne fa sempre un altro.